Cari amici, ben ritrovati. In queste giornate, in queste settimane è cambiato anche il nostro rapporto con il lavoro. Qualcuno ha scoperto il telelavoro, la possibilità di lavorare a distanza ed è stata una bella scoperta perché questo consente intanto di poter continuare a lavorare, a dare il proprio contributo, a fare il proprio servizio. Questo numero del nostro settimanale Vita Trentina è stato realizzato in questo modo e ringraziamo anche chi ci ha dato una mano per il supporto informatico. È possibile fare un bilancio anche di questa risposta creativa che è il telelavoro? Ho provato in un post del blog vinonuovo.it, se volete andare a leggere o magari a commentarlo anche sul sito di Vita Trentina. Beh, sicuramente c'è un problema di conciliazione. Quando la scrivania è in casa, c'è da conciliare i tempi della famiglia e i tempi del lavoro, delimitare bene gli spazi e nello stesso tempo arricchirsi della possibilità di assistere al lavoro, allo studio dei figli o all'impegno professionale del coniuge. Ma poi lavorare a casa vuol dire non vedere più colleghi e ci manca il loro sorriso, la loro occhiata d'intesa, spesso sono degli amici. Ci manca molto la pausa a caffè, ma la facciamo volentieri con i familiari. In positivo però vediamo che il telelavoro obbliga a parlarsi di più nelle videochiamate collettive, nelle chat, nelle risposte, favorisce il metodo cooperativo, ci invita, ci spinge a fare più spazio agli altri, a non prevaricarli e sicuramente libera anche delle competenze un tempo impensate, inaspettate. E tutto questo, insomma, è un'idea di lavoro sicuramente nuovo, forse più partecipato, più cooperativo e anche più creativo. Penso che non dovremo, dimenticarcene quando, speriamo presto, potremo tornare a non dover più usare la connessione tra casa e ufficio.